Montecompatri è un paese dove il fermento culturale è sempre vissuto, anche se in forma latente, nel passato. Noi come associazione facemmo la proposta di realizzare una rassegna teatrale già 6 o 7 anni fa, ma questa proposta non ebbe successo, non prese un abbrivio giusto, in quanto non c'erano le risorse necessarie per sostenere una manifestazione così impegnativa. Quando arrivò l'amministrazione di De Carolis Sansovini, bussai ancora alla porta al comune per proporre questa rassegna e mi trovai inaspettatamente di fronte a Mauro Anzolini che mi disse, dice, guarda, era una delle cose che io avevo in mente di portare avanti in maniera prioritaria per quanto riguarda la mia delega alla cultura in questa amministrazione. E quindi ci trovavamo direttamente in sintonia e organizzammo allora la prima rassegna di questo festival teatrale, Premio Città di Montecompatri. Ora sono passati 4 anni e 4 anni fa, quando partimmo, dico sinceramente, non c'era un'idea di poter arrivare fino a questo punto. Pensavo che l'esperienza potesse esaurirsi nel breve termine di un anno o due. Ora, a distanza di 4 anni, invece, ho la certezza che questa esperienza avrà un seguito, no? Non, sicuramente non necessariamente un seguito dovuto all'attività della nostra associazione, ma sicuramente avrà un seguito comunque con sostegni di diverso tipo. Quest'anno la manifestazione è stata molto bella, le compagnie erano di qualità molto elevata rispetto agli anni passati anche, e il pubblico ha risposto in maniera molto più pesante, nel senso che ha partecipato, la stessa giuria popolare era composta da 40-50 persone. E quindi questo dà l'idea dell'impegno continuo che queste persone hanno dovuto profondere nel corso di 5 serate. E per quanto riguarda la location, è veramente un luogo molto suggestivo, un vecchio cimitero dismesso a ridosso di una rupe che presenta ancora i segni degli scavi di vecchie tombe centenarie, secolari, e con un panorama veramente mozzafiato su Roma e sulla Valle Casilina. Però io dico che tutti questi sforzi che si stanno facendo e tutti i gruppi teatrali che stanno nascendo a Montecompatri, mi sembra che dalle ultime voci siano 5 i gruppi teatrali che stanno a Montecompatri, danno l'idea di come sia importante per questa amministrazione e per le future realizzare un punto di aggregazione culturale che preveda un teatro e un auditorium, perché ci sono formazioni corali polifoniche, ci sono formazioni teatrali, c'è questo bisogno di aggregarsi in entità culturali e l'amministrazione deve rispondere, comunque, a prescindere dalla ristrettezza economica e dalla crisi che esiste. Quindi un augurio a che questa manifestazione possa avere un seguito e un augurio che le prossime amministrazioni possano avere le energie necessarie per realizzare queste opere necessarie alla popolazione.